Ragazze, ciao ragazzi, allora in questo video vi voglio mostrare il kit della Collistar in azione. Questo è il kit SOS unghie perfette. Non guardate le mie unghie in questo momento, ma sto registrando l'anteprima prima, dopo rispetto alla realizzazione della, diciamo, manicure. Sì, più o meno quello che faccio io sulle mie unghie da quando sto usando questo prodotto. Quindi vi farò vedere tutte e tre le fasi. Vi parlerò un pochettino anche della mia routine di manicure, che è semplicissima. Io negli anni mi sono fatta fare le unghie diverse volte da diversi soggetti e quello che io faccio sulle mie unghie è, diciamo, un mix di tutto quello che ho appreso tra estetiste professioniste e decoratrici di unghia, un pochino così bazzicando sul web come tutte noi, e quello che ne è uscito e quello che so fare. In più vi volevo mostrare, il video è solo per mostrarvi un po' come funziona questo kit che io adoro, ve l'ho già recensito nel video che trovate giù nell'info box, quindi io vi lascio al proseguo del video, vi mando un grosso bacio e se vi va seguite il video. Ciao ragazze, ciao ragazzi! Ok, come potete vedere ho le unghie in condizioni pessime, avrei dovuto fare la manicure almeno un paio di giorni fa, ma sono stata ammalata e quindi me ne sono stata a letto per un paio di giorni. Oggi stasera vorrei scendere, ma non uscirei mai con queste unghie, quindi andiamo a fare la manicure. La prima cosa che faccio ovviamente vado a togliere lo smalto. In questo momento sto utilizzando questo leva smalto che ho trovato al supermercato sotto casa della Lady Venezia, e con le mandorle dolci per unghie sempre brillanti e in forma. Avevo già provato l'altra versione con un altro olio eccetera, sempre quick e una formula quick e easy, e mi ero trovata bene. Guardate quanto è carina la signorina pinapposa. Comunque ora vado a toglierlo con ovviamente un po' di cotone. Sono ancora un po' in guaiatella per quanto riguarda la voce, vabbè, questa laringite me la sono cercata e ora me la tengo. Comunque, per togliere lo smalto io appoggio, lascio qualche secondo e inizio a fare questi movimenti verso l'alto e il prodotto viene tirato via. Vado così avanti per tutte le unghie. Allora, dopo che ho tolto lo smalto, prima di andare a fare tutti i vari trattamenti, devo limare le unghie. La prima lima che vado a utilizzare è questa a 6 facce della Essence. Utilizzo tutte e 6 le facce per andare ad accorciare, a smussare, a limare, a pulire tutte le mie unghie, facendo tutti i 6 step di questa lima che adoro. Ne avrò consumate almeno un 4-5. Oltre a questa, un'altra lima che utilizzo in questa fase è una lima in ferro. Non la vado a utilizzare per accorciare o sistemare le unghie, ma la utilizzo soltanto perché è molto sottile e mi aiuta a entrare all'interno di questo intercapetine, diciamo, e andare ad accompagnare il movimento per crearmi un'unghia molto rotonda. Questo lavoro non lo riesco a fare con questa lima perché è grossa e non riesco ad arrivare in fondo qua. Ho specialmente l'unghia dell'anulare che mi spaletta naturalmente, si allarga naturalmente, non mi piace. Quindi con questo tipo di lima, lo so che è brutta e cattiva, mi aiuta a creare la forma che mi piace, perché poi è l'unica che non segue le altre, è proprio differente rispetto alle altre unghie, è l'unica che mi si allarga. Quindi ora vado a limare la situazione. Ok, dopo che ho limato le mie unghie, più o meno lascio, non so se si vede, questo di bianco. Questa è la lunghezza che mi piace in questo periodo. Di solito in estate cerco di farle un po' più corte, normalmente in inverno le tengo ancora più, in estate le faccio più lunghe, in inverno cerco di farle più corte perché giocavo prima a pallavolo in modo più assiduo rispetto ad ora e quindi mi facevo male con le unghie lunghe. Quest'anno il volley, non so se lui ha abbandonato me o io ho abbandonato lui, mi sa che è arrivata l'ora di
di dire non sei più una giocatrice di pallavolo e quindi quest'anno mi faccio crescere un po' più le unghie, anche se continuo a fare gli allenamenti, però non sono più intensivi come lo erano prima. Comunque le lascio un po' più lunghe. Dopo che ho limato, prendo la spazzolina e vado sotto le unghie in questo modo per qualche secondo ad unghia per eliminare la polverina della limatura e a pulire sotto l'unghia. A volte capita che se ho fatto servizi si è accumulato dello sporco sotto le unghie, soltanto così, diciamo a crudo, senza sapone e acqua, non si pulisce bene l'unghia. Quindi vado sotto l'acqua calda, non calda, tiepida, e vado con un po' di detergente a pulire sotto l'unghia e l'unghia in sé. Però questo poi lo faccio in bagno. Sicuramente non metto a farlo qua col computer. Ora rischio di uccidermi il computer. Comunque, dopo che ho passato sotto le unghie, vado anche sopra le unghie, vicino alle cuticole, effettuo una pulizia più un micromassaggio in questo modo. Quindi inizio già a togliere sia cellule già secche che poi andrò a spingere con lo spingicuticole, sia a pulire le unghie, iniziare a fare un piccolo micro scrub e una micro massaggio per la microcircolazione. Quindi dopo che ho fatto questo, normalmente vado a sciacquare, quindi ora mi alzerò e andrò a sciacquare le mani sotto l'acqua tiepida e poi inizierò i passaggi per l'effettiva manicure con con il kit di Collistar. Ok, ora iniziamo a utilizzare il kit SOS Unghie Perfette di Collistar, il primo prodotto che va ad essere utilizzato, come vi dicevo nel video recensione, è questo, lo scrub levigante unghie e cuticole con polvere di madreperla e olio di argan. Come potete vedere è un prodotto trasparente con pallini rosa tanto carini. Quindi io prendo l'applicatore e inizio a passarlo sul contorno delle mie unghie in questo modo, semplicemente cercando di trasbordare anche il contorno e andando sulla pelle, tanto comunque è un idratante, non andrà a seccare la pelle, ma la idraterà e poi potrò fare anche il mio scrabettino. Ora la lascio agire per un minutino, quindi non lo toccherò per un minutino e dopo andrò a massaggiare. Ok, passato il minutino inizio a fare un massaggio. Praticamente faccio prima il massaggio sulla cuticola, quindi passo qualche volta, una decina di volte così avanti e dietro, cercando di seguire proprio la forma della mia cuticola, quindi passo così su tutte le unghie. Il secondo tipo di massaggio lo faccio sulla base, sulla parte alta dell'unghia, visto che c'è comunque uno scrub, continuo a levigare la mia unghia, la parte che ho limato, e in più, visto che c'è l'olio di argan, abbiamo detto, mi ricordo più? Sì, l'olio di argan, e visto che ho limato questa parte, vado anche un po' a nutrirla. Dopo che ho passato una ventina di volte avanti e dietro, passo effettivamente a effettuare il massaggio sul corpo della mia unghia, quindi qua avanti. E idem con patate, piccoli massaggi delicati, una decina di volte, diciamo per lato, sul lato sinistro, centrale e sul lato destro. E se mi scocca torno anche indietro verso il lato destro, tanto male non può fare, alla fine va a nutrire bene l'unghia. E poi in modo circolare sia verso un verso che verso l'altro. Mi sfizio a fare tutti questi passaggini di destra, sinistra, eccetera, di modo tale che non mi annoio a starci troppo e quindi a fare meglio, il meglio possibile lo scrub alla mia unghia. Comunque ora continuo su tutte le unghie e dopo vado a risciacquare il tutto per passare allo step successivo. Ok, ho massaggiato tutte le mie unghie, ora sono un pochino arrossate perché ovviamente c'è la circolazione che ricomincia a passare molto di più sotto perché sono andata lì a massaggiare, massaggiare, massaggiare. Ho sciacquato le mani, come vi stavo dicendo, non ho usato il sapone per evitare di togliere tutto il nutrimento che mi ha iniziato a dare questo scrub levigante, quindi praticamente l'olio di argan.
quindi lo lascio così. Ora vado a spingere indietro le cuticole con questo bastoncino in plastica. Questo era di un kit per manicure della Yves Rocher. Semplicemente, non so se si vede, mi sa che è un po' di difficoltà. Vabbè, me la faccio così soltanto per favore di videocamera, si vede? Spero di sì. Allora vado, vabbè, facciamo su quest'unghia che è un po' più grande. Vado a spingere delicatamente indietro le cuticole, lo farò più e più volte durante la mia manicure. Ora l'ho fatta subito dopo lo scrub, poi lo farò anche subito dopo l'olietto trifasico. Quindi ho spinto indietro e ho praticamente appianato in questo modo e lo faccio su tutte le unghie. Dopo che ho usato questo, lo lascio da parte perché lo userò un'altra volta, prendo l'Elisir Trifasico Unghie. Praticamente questo contiene vitamina A ed E più olio di ribes nero. Non so se si nota, è diviso in tre, quindi va agitato in modo tale che si, si uniscono, si shakerano, si mixano i vari olietti. E lo vado a passare così grossolanamente sia sulla la pelle, sia sull'unghia, le cuticole, nella parte dell'unghia, sotto l'unghia, ovunque. Ok. E dopo che l'ho applicato, lo lascio agire per un minutino senza toccarlo, senza che lo lascio proprio sull'unghia, così iniziare ad agire sulla mia unghia. Ok, è trascorso un minutino, ora vado a fare il massaggio, il micromassaggio, il massaggio per la microcircolazione in questo modo. Metto le unghie in questo modo, le mani a cuoricino, e vado a sfregare energicamente per una decina di secondi, di modo tale che si attivi la microcircolazione sotto le unghie, le rende più forti. Lo faccio ovviamente anche sui pollici. Dopo che ho fatto questo, vado a rimassaggiare il contorno, sia l'unghia, come ho fatto prima. Passo tipo una ventina di volte sulla scusate di nuovo, sul contorno, quindi sulla cuticola. Dopo che ho passato sulla cuticola, vado nella parte alta dell'unghia, dove ovviamente abbiamo limato e si è persa idratazione. E infine sull'unghia, come prima, vado a massaggiare, massaggiare per far penetrare questo Elisir trifasico. E faccio così, procedo così su tutte le unghie. Ok, dopo che ho massaggiato tutte le unghie, vado a continuare a massaggiare in questo modo le mie unghie, in modo da continuare a far penetrare bene tutti gli olietti. Riprendo il mio spingicuticole, lo rifaccio ovviamente sull'unghia più grande così si può vedere, e continuo a portare indietro le cuticole in questo modo delicatamente. Oramai, per quanto le idrato, le mie cuticole sono veramente molto basse. Io sono andata la prima volta che andai a farmi la manicure, ma si parla di forse una ventina di anni fa, l'estetista mi tagliò le cuticole. Poi da quell'estetista non andai più perché andammo io e una mia amica, eravamo ragazzine. Cambiai estetista, andai da quella di mia zia, che poi da sì, una vent'anni a questa parte è la mia estetista di fiducia. E quindi ha iniziato lei poi a insegnarmi come farmi la manicure a casa, e lei giustamente mi disse: non le tagliare le cuticole, altrimenti crescono più forti. E mi faceva l'esempio, che poi è giusto, nel senso, quando ti tagli, le piastrine vengono subito a coprirti il taglio per evitare che entrano degli agenti patogeni, non so se si chiamano così, comunque i microbi cattivi, tipo se avete visto il corpo umano, quelli là brutti e cattivi, e ovviamente la fanno crescere molto più forte, molto più resistente, per evitare l'ingresso dei cattivi esplorando il corpo umano.
Quindi non occorre tagliarla, così diventa rimane normale come è di nascita. L'unica cosa che puoi fare è idratarla tantissimo e andarla a spingere indietro, è l'unica cosa. Così hai sempre le mani ordinate, mi diceva, e non ti cresce quella antiestetica cuticola fino a metà unghia, ed è vero così. Ok, dopo che ho fatto questo, prendo una crema idratante, solo che oggi sono senza crema mani, l'ho finita e non l'ho ancora ricomprata, quindi andrò a utilizzare la crema corpo che sto usando in questo periodo, che neanche ce l'ho, ho ancora il latte dopo sole, quindi utilizzerò questa. Alla fine è una crema idratante, l'andrò a mettere sulle mani e sulle unghie, ne appoggio un po' così, me la spalmo bene bene, insistendo ovviamente sul giro cuticole in questo modo. Poi, prima di passare alla manicure colore effettiva, questo oggi sicuramente sarà qualcosa di nero, ho bisogno di nero nella vita, lascio penetrare di solito tutto questo pezzo, cerco di farlo il giorno prima rispetto alla manicure colore, quindi quando metto il colore, quindi poi le unghie rimangono senza nulla sopra per almeno un 24 ore, quindi senza smalto, senza nulla, così limpide e pulite, anche perché questo olietto, non so ora, si è già diviso, però tutto shakerato è abbastanza viola azzurrino, quindi rimane tipo una piccola patina che schiarisce anche l'unghia, la rende più bella, che non mi dispiace. Quindi quando lo faccio il primo pezzo della manicure il giorno precedente, rimango comunque con un'unghia sana, bella da vedere. L'unica cosa che faccio se spacchetto la mia manicure è riprendere la lima della Essence e andare a insistere con, dove sta? L'ultimo step. Il polish, quindi quello che fa diventare l'unghia molto molto lucida. Non lo vado a fare ora perché farò tutta la manicure in questo, cioè, fino alla fine in questa giornata, quindi non vado a lucidare la mia unghia con quest'ultimo step, perché alla fine questo va a chiudere tutti, oddio, come si chiamano? Tutte le cellule della mia unghia, e dopo rischio che la base non si aggrappi bene all'unghia e quindi mi faccia durare di meno lo smalto. Quindi oggi non lo utilizzerò, però di solito quando spacchetto lo utilizzo. E quindi ora cosa faccio? Visto che devo mettermi il colore, devo continuare la manicure, attenderò oggi. Ora sono le 12:42, quindi ora non so se continuare tra un quarto d'ora o tra una o dopo pranzo. Ora vedo, comunque vi aggiornerò nel prossimo frame. Quindi lascio penetrare olio e crema nelle mie unghie e poi continuo più tardi con la manicure effettiva. Ok, ci vediamo tra qualche frame. Passate diverse ore, ho pranzato e niente, mi sono riposato, ho sceso il cagnolino. E quindi se tutto gli oletti e le creme si sono assorbite, ora posso andare a mettere lo smalto. Prima di mettere lo smalto come base utilizzerò la terza fase del kit di Collistar, che sarebbe questa, l'indurente unghie antirottura. Vado a opacizzare le mie unghie per renderle più resistenti e far aggrappare meglio la base in questo caso. Utilizzo questa lima della Essence che faceva parte della linea studio Nails, il Better Angel Nails. C'era tutto un kit per fare tipo le unghie gel, la French gel, che non mi è piaciuto per niente. L'unica cosa che mi piaceva era la base e vabbè, il top coat, che era il top coat migliore di Essence. Comunque, con questo dovrebbe essere tipo il buffer. Vado a opacizzare le unghie, praticamente faccio leggermente così sull'unghia, la rendo leggermente opaca, faccio su tutte in questo modo. Come ci insegna Michelin, in questo modo vado ad aprire le cellule, così la base si può aggrappare meglio. Non vado a insistere troppo perché, come vi dicevo prima, non sono
una professionista, quindi faccio il minimo per avere le unghie colorate e carine, però non mi vado a rovinare certamente le unghie. E vado a mettere la base, la agito un attimo e la passo su tutte le unghie. Questa base è bella, scivola bene, quindi si mette abbastanza bene sulle unghie con una sola passata, tranquillamente. Comunque vado a metterla su tutte le unghie e la lascio asciugare prima di passare ovviamente al colore, allo smalto colore. Ok, lo smalto si è asciugato e ora vado a mettere il colore. Ho già deciso di andare con questo nero di MAC. Questo è il Nocturnelle, è un bellissimo nero di MAC lucido. Allora, lo agito leggermente e lo vado a mettere. Allora, non guardate come io applico lo smalto, perché come vi sto dicendo da inizio video, non sono una professionista e quindi lo metto un po' a come riesco. Comunque vado a mettere questo bellissimo nero. Adoro questo smalto di MAC perché è coprente, è lucido, è bellissimo, mi piace tantissimo. Io di solito coloro in punta e poi effettuo la riga centrale e poi le due laterali. Un attimo di difficoltà e mi sento osservata. Comunque si sta un po' addensando, lo tengo da forse un paio d'anni. Ok, lo smalto di MAC l'ho applicato in una sola passata perché è già nero, nero, bellissimo. Ora aspetto che ovviamente deve essere asciutto perfettamente, nel frattempo lo riposo nella sua confezione, perché sono fissata con questo povero smalto di MAC, e ho deciso di andare con un top coat matte, così vado a opacizzare le mie unghie. Ok, lo smalto si è asciugato, quindi vado a mettere il top coat matte di... come si chiama? Astra. Ho macchiato, non so se si vede, la punta con il rosso che avevo fino a questa mattina, e quindi ora non potrò utilizzare questo smalto, non potrò opacizzare gli smalti chiari finché non si toglie tutto il rosso residuo. Quello che vado a fare, non lo farò in questo momento, ma nei prossimi giorni, quando si starà per rovinare il colore che ho appena messo, con un po' di acetone e un batuffolo di cotone imbevuto ovviamente, pulirò come si puliscono qualsiasi tipo di pennello, di modo tale che le setole al quale il colore si è aggrappato si tolga il colore. Comunque questo top coat matte di Astra non ve l'ho ancora recensito, però non mi piace de striscio, nel senso che si opacizza velocemente, però lascia delle striature sull'unghia, sul colore, che non mi piacciono per niente. Ora che si asciuga ve lo faccio vedere. Smalto opacizzato, prima che mi si rompe tutto vi volevo far vedere, so se si nota, queste striscine diciamo più lucide, so se si vedono, non sono volute, ma è il top coat che si asciuga diciamo più velocemente in alcuni punti, ad esempio qua che si è asciugato rapidamente, non so se si vede, è completamente perfetto. Invece gli altri punti, in alcuni punti si asciuga prima, in altri dopo, e rimane strisciato. E ho veramente difficoltà a farlo perfetto su ogni unghia. Non è facile questo prodotto. Comunque, questo non era il video di cui volevo parlare del prodotto di Astra, ma era per farvi vedere l'utilizzo di questo kit e come mi ha aiutato finora a tenere le mie unghie, diciamo,
pochino meglio perché quest'estate erano veramente disastrate. Spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Mi raccomando, siate clementi per il mio modo di fare la manicure, ma era soltanto veramente per farvi vedere questo kit perché ha un costo, costa 19,90 euro, 20 euro, quindi non è economicissimo, però ne vale tutti, veramente ne vale tutti, mi sta aiutando tantissimo. Io nel frattempo vi ringrazio per aver visto questo video, vi mando un grosso bacione, vi faccio lo schiocco un attimo solo, e quindi in gamba e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!